Adesso, a distanza di poche ore dalla morte del maestro Piero Guccione, ci si rende conto della semplice grandezza di un uomo del Sud che, come tutti coloro che hanno fatto la storia, ha realizzato al meglio quelli che erano i suoi progetti. In generale, voglio dire, poi ciascuno fa quello che crede, quello che gli piace, eccetera, ma in generale penso che il lavoro espressivo, o pittura, o letteratura, nasce sempre un po' dalle radici, dall'infanzia, direi. Piero Guccione, il più grande pittore degli ultimi 50 anni, come lo ha definito il critico Vittorio Sgarbi, prima di immergersi nel suo studio, dove nascevano le inimitabili tonalità dell'azzurro del mare e del cielo, indossava la sua tuta da lavoro. L'abbigliamento che si addice agli artigiani, diceva a chi gli chiedeva perché quella tuta, diventata la caratteristica della semplicità e della umiltà di un artista che ha saputo regalare alla cultura mondiale la sintesi suprema di pittura figurativa e astratta. Nessuno, afferma ancora Sgarbi, ha rappresentato meglio di lui l'essenza e il turbamento dell'uomo alla fine dell'universo di valori dell'Occidente. Ma in realtà oggi quello che cambiano le cose sono le masse, cioè la televisione, è la comunicazione popolare o populista, come del resto, che ha un detonatore molto più forte. Quello che noi possiamo fare per una certa parte può diventare una coscienza collettiva, ma non farei molto affidamento. Piero Guccione lascia un'eredità di bellezza consegnata non solo agli artisti, ma soprattutto alla gente della sua terra, di quella terra del sud dove il maestro ha scelto di vivere dopo gli anni romani. Una casa sospesa tra le dolci colline di Modica e il lento degradare di ulivi e carrubi a fare da sentinelle al mare di San Pieri. Ecco, il mare. A un certo punto mi sono ricordato di un'immagine che mi è venuta alla mente del mare visto da bambino, perché noi andavamo a Donna Lucata con la mia famiglia e scendendo, sai, c'è la discesa, quella lì verso la spiaggia, insomma, che è una vecchia, mi ricordo ancora che vidi il mare. L'avevo visto, ma lo vidi per la prima volta in maniera, come dire, nel suo movimento, nella sua, per dire, per esempio, questa identità per me, e che riguarda una parte del mio lavoro, è legato certamente a questa memoria, direi infantile, neanche giovanile, perché avrò avuto, non so, 5 anni, 6 anni. Chi collaborava con lui, quei pittori inseriti nel gruppo di Scicli, dice adesso che da qualche anno il maestro, nei suoi quadri, riservava sempre più spazio al cielo piuttosto che al mare. Forse un gesto inconsapevole, una ispirazione degli occhi dell'artista trasmessa alla sua anima, oppure un desiderio di infinito e di mistero da scoprire attraversando l'azzurro del cielo. Un anelito ascensionale che si trasforma nello stupore che ispira al visitatore lo splendido tondo del Teatro Garibaldi di Modica, un prezioso regalo di Guccione alla città di suo padre. Un'opera alla quale hanno messo le mani gli allievi di quella scuola, inventata dal maestro, che come tutti i grandi artisti non appartiene ad una città, ad una regione o ad una nazione. È patrimonio di tutti, affinché tutti possano attingere ai messaggi di bellezza e di armonia che rimangono intatti nel tempo e che proprio dalla loro bellezza traggono la forza per resistere alle contaminazioni delle gelosie umane e delle classificazioni di comodo. Ecco perché va celebrata la semplice grandezza di Piero Guccione, sommo artista che indossava la tuta di artigiano del bello e del sublime.